questo nostro cosmo, il mondo del cosmo delle cose, possiamo dire, è un luogo di paradiso. Sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda, costruisci sulle acque le tue alte dimora, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. Si Dio ha creato tutte queste meraviglie a partire dalla sua sapienza, dal suo amore. Ha creato tutte queste cose in quel brevissimo istante, un brevissimo istante nel quale Dio ha fatto scaturire dal nulla tutto ciò che ora esiste. Questo nostro cosmo, il mondo del cosmo delle cose, possiamo dire, è un luogo di paradiso. Luogo di paradiso perché è segnato ed è interiormente arricchito appunto da questa sapienza e da questo amore. Questo paradiso e dai suoi abitanti che siamo noi, che sale a Dio la nostra gratitudine e la nostra gioia. Appunto, come dice il salmista, risentiamo queste parole così semplici e così capaci di trascinarci di dentro a lodare e ringraziare il Signore. Rendete grazie a Dio perché il suo amore è per sempre.
Salmo 103 invita l'uomo, ma non soltanto a nome suo personale, ma a nome di tutte le cose del creato, invita l'uomo a benedire il Signore, dove benedire significa ammirare le cose belle che Dio ha creato e continua a creare, è un rimanere stupiti da questa bellezza che il Signore offre a tutti e a ciascuno di noi, è un lodare nel segno della gioia e della gratitudine del Signore per questo suo grandissimo dono che è precisamente il cosmo. Potremmo continuare questa meditazione del Salmo 103 da cui ricaviamo ancora una volta questo insegnamento che è semplice ma che è quanto mai concreto e affascinante. Noi benediciamo il Signore non soltanto per i doni che Lui fa alla nostra anima ma per tutti i doni che sparge nel mondo intero a favore di tutti gli uomini, nessuno escluso. Senso appunto del Dio che crea, del Dio che continua a creare, che fa del cosmo una casa, che per coloro che la abitano fa del creato un vero e proprio tempio sacro. Apparentemente così semplice ma nello stesso tempo così profondo l'insegnamento che ci viene dai salmi. Se noi prendiamo il salterio e lo apriamo, qualsiasi salmo che noi ci mettiamo a recitare è un salmo nel quale diamo sostanza, come chiamarla, religiosa, sacra, eucaristica a tutte le realtà di questo mondo. Il Signore non ha altri scopi per cui ha creato e continua a creare il mondo che fare del mondo un vero e proprio tempio, un luogo di preghiera per tutti e da parte di tutti. Grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda, costruisci sulle acque le tue alte dimora, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. È da questo paradiso e dai suoi abitanti che siamo noi che sale a Dio la nostra gratitudine e la nostra gioia.